Splendida impresa che culmina con l'argento per la staffetta 4x100 maschile ai mondiali di atletica leggera che si chiudono domenica a Budapest in Ungheria. I quattro super Rigoli, Jacobs, Vatta e soprattutto Filippo Tortu conquistano uno splendido argento con il tempo di 37 secondi e 62, battuti solo dai forti americani. Partenza bruciante di Rigoli che arriva al primo step con Jacobs da subito in rimonta. Poi Vatta prosegue nel lungo inseguimento che lo porta a cedere il testimone a Tortu che è a pari passo con gli States, ma riesce saldamente a mantenere la seconda posizione sino alla fine con grande energia e forza, a gettare alle spalle la forte delusione dei 200 metri uomini in batteria dove era stato eliminato. Sto vivendo un sogno, adesso sto iniziando a realizzare, sono passati un po' di minuti, anche un'ora mi sa, però veramente uno spettacolo ragazzi, grazie a tutti del tifo e niente, a posto così. Beh sì, siamo veramente contentissimi di aver portato a casa questa fantastica medaglia. Sapevamo che la potevamo fare, soprattutto dopo la batteria di ieri, sapevamo che potevamo fare qualcosa di importante, lo abbiamo fatto. E siamo i campioni olimpici, siamo i vice campioni mondiali e questo è quello che siamo. Perfetto che è entrata nella storia perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Che dicono? Che no, non lo posso dire. Però è stato davvero bello. È fantastico aver corso con loro, aver condiviso un anno intero con i nostri compagni di squadra che ci hanno tifato dalle tribune. Ed è qualcosa di glorioso e stupendo condividere questa emozione e questo argento con loro. Anche le ragazze sono state protagoniste di una buona prova e di un buon quarto posto finale nella gara femminile con annesso pass olimpico. Dosso Kadari, Bongiorno e Pavese chiudono con il risultato di 42 secondi e 49. L'ultima giornata mondiale, domenica, potrebbe rivelarsi foriera di possibili medaglie. In finale, entrambe le staffette uomini-donne della 4x400, entrambe terze nelle semifinali delle loro rispettive gare.